un'altra menzione al, e presentiamo quindi una menzione particolare al gruppo sportivo Troia. Prego. Ed è il nuovo inno del Troia. Del cuore, Troia, tu sei il mio grande amore, l'unico vero amore che porterò nel cuore. La 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 la, Troia, il cuore giallo verde, spende nel universo e sempre splende. Quando termina in rete la palla scambiata violetta ed un urlo di felicità fa tremare anche il sole. Non esiste un attacco di difesa, dico cuore, per terre ti continueremo a cantare così. Troia, sei il mio grande amore, porterò nel cuore. Troia, il cuore giallo verde, l'universo e sempre resterà. Troia, sempre con te saremo, anima in coda daremo e vinceremo ancora. Come ha detto Giuseppe, è stato composto da Antonio Marino e l'ha cantata Giuseppe, il figlio, con, accompagnato da Scantinato 58. Benissimo. Ancora, allora, vogliamo presentiamo la squadra che, ricordiamo, milita nel campionato di seconda categoria. Prego. Portieri, Padre Caputo Donato, De Vittoris Francesco. I difensori: Potito Vincenzo, Salandra Daniele, De Lorenzis Pio, D'Amato Salvatore, Melfi Mattia, Cuomo Vincenzo, Lombardi Michele, Nuzzo Nicola e Catalano Luca. I centrocampisti: Lomuzio Marco, Tricarico Giuseppe, Cavaliere Vittorio, Marino Mario, Poppa Giuseppe, D'Agrippino Marzio, Terlingo Alfonso, Cornacchia Giovanni, Crucinio Vincenzo ed Andrea Pasquale. Gli attaccanti: Capuano Vincenzo, Serano Ivan, Curci Michele, Lizzi Urbano, Paglia Luca. Il mister Vincenzo D'Angelo, il preparatore atletico Gianluigi De Santis, la dirigenza, il presidente Eliseo Nuzzo, il vicepresidente Nino Cibelli, Gianfranco D'Imperio, Leonardo Sassone e Germato D'Amato. Bene, facciamo un grande applauso. Abbiamo detto che il presidente Eliseo Nuzzo oggi non è potuto venire, c'è il vicepresidente Nino Cibelli. Nino Cibelli, allora, un grande sforzo tenere questa squadra del Troia in seconda categoria? Uno sforzo fatto con molto piacere. Molto piacere, però è doveroso fare un ringraziamento alla redazione Area di Troia, al circolo Antonio Salandra, soprattutto all'apporto dato dal nostro calciatore Giuseppe Tricarico, che ci ha dato la possibilità di stare qui stasera e di illustrare il nostro progetto calcistico. Il nostro progetto calcistico è caratterizzato soprattutto nel fare calcio al maggior numero di ragazzi. Questo è lo spirito che ci anima, senza dimenticare l'aspetto agonistico che i nostri spettatori, i nostri tifosi sono molto esigenti. Quindi cerchiamo di abbinare queste due cose. La nostra stagione calcistica sarà articolata in due campionati. Campionato di seconda categoria e un campionato riservato ai nostri ragazzi. Si sta cercando di studiare
la formula migliore per poter far rendere partecipi il maggior numero di ragazzi. Io devo portare il saluto del nostro presidente Nuzio Eliseo, stasera assente, che fa un saluto a tutti, agli altri dirigenti che sono qui con me stasera. E niente, diciamo la parte tecnica è stata affidata al nostro allenatore Vincenzo D'Angelo, che rimane secondo me l'allenatore più giovane di tutti i campionati regionali, coadiuvato da Gianluigi De Santis con la supervisione di Mario Pellecchia. È lui che ci controlla il tutto. Una menzione ai ragazzi che è importantissimo. Adesso chiedo un forte applauso. Questi ragazzi, gli allievi, l'anno scorso hanno vinto il campionato provinciale allievi. Mai si era verificata una cosa così importante. Un grande applauso. Bene. Allora, Leonardo Sassone. Allora, volevo consegnare il nostro gagliardetto, che come per tutte le squadre è l'onore, è per questo che giochiamo praticamente, alla Marisa Donnini, praticamente ad Aria di Troia, che ci ha ospitato. Ringraziamo la squadra del Troia e mi raccomando, andate forte, che se il Foggia resta fermo facciamo Foggia Troia, va, ciao. Okay.